Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura all'emergenza sanitaria, dati stabili nei comuni del Vesuviano tra nuovi casi e nuove guarigioni. Ora la cronaca, RAI dall'ambulatorio di cardiologia dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, tagliato il cavo della sonda dell'ecocardiografo. Inaugurazione questa mattina per la sede della Will Trasporti Campania a Torre del Greco, intitolata a Daniello Strazzulli. Al taglio del nastro sono intervenuti rappresentanti del sindacato, della politica, del settore marittimo e i familiari. Questo era il sogno di mio padre, si continuerà a lavorare nel solco dell'impegno da lui profuso su questo territorio per i marittimi. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono state registrate 13 nuove guarigioni e certificati 16 nuovi casi, di cui 3 ripositivizzati. Il bilancio quindi attesta 78 contagiati attualmente positivi, di cui 11 ospedalizzati. Per quanto riguarda invece il comune di Torre Annunziata, nelle ultime 72 ore sono stati rilevati 3 nuovi casi di contagio, a fronte di 21 tamponi processati, con un indice di positività pari al 14,29%. Non si registrano nuove guarigioni. 34 i cittadini attualmente positivi. Sono 4.625 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.497 guarite e 94 decedute. RAI dall'ambulatorio di cardiologia dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Tagliato il cavo della sonda dell'ecocardiografo, lo strumento medico utilizzato per effettuare l'ecocardiogramma. Il fatto si è verificato ieri mattina. Darne notizie il responsabile dell'ambulatorio ubicato al secondo piano del vecchio padiglione. Quando sono arrivato, la porta era regolarmente chiusa, ma ho trovato il cavo della sonda tagliato, racconta il dottore Angelo Nocerino. Ho immediatamente fatto denuncia ai carabinieri. Ignari al momento i responsabili, non si comprende chi possa essere l'artefice di un'azione così deplorevole. Tempestivamente si è provveduto a fare manutenzione per rimettere in funzione l'apparecchio. Uno spiacevole episodio che il dottore ha così commentato. Credo che questo sia accaduto perché lavoro troppo e questo evidentemente dà fastidio a qualcuno. Pronto? Bene! Un punto di riferimento per i lavoratori del mare, un presidio fortemente voluto in una città a grande vocazione marittima. Taglio del nastro questa mattina per la sede di Torre del Greco della Will Trasporti Campania in via Madonna del Principio, intitolata a Daniello Strazzulli. All'inaugurazione sono intervenuti rappresentanti a tutti i livelli del sindacato, la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, il sindaco Giovanni Palomba, i familiari di Strazzulli, nonché rappresentanti del settore marittimo. Un'altra sede nella regione Campania, noi come Will Trasporti stiamo aprendo molte sedi in tutto il territorio nazionale. Vuol dire che siamo nella direzione giusta, la Will Trasporti cresce perché sta in mezzo alla gente, sta in mezzo alle persone, nei luoghi di lavoro, nelle città, nei punti di maggiore aggregazione dove si sente maggior bisogno di sindacato. Lo dedichiamo a una persona straordinaria, una persona che ha dato la sua vita come grande impegno la sua vita per la Will Trasporti, per i problemi dei marittimi. Noi abbiamo un'idea. Che non ci può essere sviluppo economico se non c'è sviluppo sociale e quindi alla grande necessità
di dare maggiori infrastrutture al sud per avvicinarlo al nord, deve anche vedere maggiore attenzione ai problemi sociali, quindi con una crescita sociale, i problemi delle persone, la persona al centro, la valorizzazione della persona, del lavoro stabile, dell'eliminazione delle differenze di genere, maggiori opportunità per le donne e per i giovani. Il senso e l'importanza di avere un presidio di riferimento in questa città? È importante per le migliaia di lavoratori marittimi, ma i trasporti fanno insieme alla UIL un lavoro fondamentale e Quattro del Greco, questa sede, può essere non solo per gli aiuti contrattuali ma anche per dare ulteriori servizi alle cittadine e ai cittadini di Torre del Greco. Una sede che nasce nel solco del lavoro e dell'impegno profuso Daniello Strazzulli. Sì, è una dedica importante perché per noi è stato fondamentale, soprattutto durante la pandemia, avere il suo supporto e il suo collegamento con tanti amici lavoratori marittimi di questa realtà. Daniello purtroppo qualche mese fa ci ha lasciato, era un suo sogno, un suo desiderio, noi l'abbiamo soltanto ripreso per dare continuità a questo territorio delle attività che faceva Daniello, che si occupava di marittimi. Quindi voglio dire, adesso i marittimi di Torre del Greco hanno un punto di riferimento in questa sede e non solo i marittimi, tutte le attività organizzate dalla UIL Trasporti, ma anche, voglio dire, essendo la UIL il sindacato dei cittadini, anche per le attività fiscali, legali e tutte le altre cose di cui il cittadino ha bisogno. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per la consegna di una targa alla famiglia. La testimonianza che abbiamo ricevuto stamattina con una presenza copiosa di tanti marittimi e delle loro famiglie ci dice esattamente chi era Nello Strazzulli. Ma stamattina non soltanto c'è stata la vicinanza delle persone che hanno voluto bene a Daniello Strazzulli e che si sono fidate ed affidate a lui, ma stamattina c'è stata tutta la UIL Trasporti in ogni sua declinazione, dal nazionale al regionale al locale, che ha voluto rendere omaggio con questa inaugurazione della sede intitolata proprio a Daniello a un uomo che ha saputo fare del mandato sindacale una mission a 360 gradi. Noi vogliamo, anche grazie a questa sede, proprio qui a Torre del Greco, ridare dignità a quello che è un mestiere straordinario, un lavoro usurante, troppo spesso non considerato e, se volete, anche mortificato, ma che ha reso Torre del Greco uno dei comparti marittimi più importanti e più grandi del nostro paese, e noi vogliamo continuare a vantarcene ridando dignità a questi lavoratori che hanno bisogno di attenzione e hanno bisogno di politiche concrete. L'inaugurazione di oggi è stata anche l'occasione per consegnare una targa alla famiglia di Daniello. È stata un'iniziativa della UIL Trasporti proprio a testimonianza e come riconoscimento che quell'impegno è stato un impegno importante ed è anche stata la testimonianza di una voglia di continuare questo impegno. Questa sede era il sogno di mio padre, che tanto si è speso per i marittimi di questo territorio. Un momento importante stamattina per la famiglia di Daniello Strazzulli con l'inaugurazione di questa sede della UIL Trasporti Campania qui a Torre del Greco, un ricordo e una testimonianza di tante persone per il lavoro profuso da suo padre. Sì, stamattina qui si è concluso appunto un progetto portato da papà, da tanto tempo si è speso per i marittimi e fortunatamente grazie alla UIL Trasporti e Loredana Raia abbiamo permesso che questo ufficio sia intitolato alla grandezza del mio papà, quindi Daniello Strazzulli. Saremo qui, ci sarò io, mi affiancherà Antonio Urciolo e porteremo avanti questo suo progetto per tutti i marittimi. Con questa notizia si chiude oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.